Buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV, buonasera anche a Paola Sbardellati, di nuovo qui con noi in compagnia. Paola Sbardellati ormai è diventata una diva, possiamo dirlo, di Liberi TV, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Benefratelli di Roma. Grazie Paola di essere ancora qui con noi. Grazie a te, Gianni, grazie a te. Allora, dobbiamo un pochino introdurre questa trasmissione, però dobbiamo anche contestualizzare, perché insomma, se no sembriamo che insomma, viviamo una realtà parallela. Ormai al settimo giorno di una guerra che è iniziata con l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, questa invasione sostanzialmente si sta consumando, c'è una resistenza ucraina che insomma per fortuna si fa valere. Gli sviluppi vedremo come andrà la cosa. Liberi TV già in qualche modo è attiva, ci sta già un video che insomma parla dell'organizzazione degli aiuti alla popolazione ucraina che si stanno inviando dall'Italia, in vari paesi ovviamente d'Europa si stanno inviando, quindi potete insomma seguire, penso che seguiranno anche altri video su questa vicenda su Liberi TV. Ma oggi con Paolo Sbardellati ovviamente parliamo di qualcosa di patologico, insomma socialmente patologico, parliamo di violenze, prendiamo spunto, una cosa che avevamo già in programma di fare nella nostra agenda da un po' di tempo, prendiamo spunto da un avvenimento che si è consumato, da un fatto di cronaca, che si è consumato a Milano, in Piazza Duomo, la notte di Capodanno. Sostanzialmente una violenza nei confronti, di alcune ragazze, una violenza di gruppo, poi vedremo se potremo definirla con Paola di gruppo, di branco, o meglio. Ma è un avvenimento, non neanche il primo, soprattutto un avvenimento tipo violento, nei confronti di persone deboli, nei confronti di donne in questo caso, che si inserisce in una sorta di nuovo sistema di teppismo, di violenza, di criminalità sostanzialmente, che viene osservato anche, diremo, anche dagli operatori della giustizia, come Maria Carla Gatto, Presidente del Tribunale dei Minori. Allora, cominciamo a parlare di questa cosa, di questo fatto di violenza, che ha fatto abbastanza, è stato sulle prime pagine dei giornali, poi c'è un processo in corso, quindi è fatto abbastanza noto. Dei ragazzi hanno fatto violenza ad alcune ragazze appunto, la notte di Capodanno in Piazza Duomo. Ecco, Paola, tu che idea ti sei fatta? Questa strana modalità di questo gruppo che pare che si sia conosciuto lì al momento. Sì, quando ho sentito il fatto, ma poi ce ne sono stati altri, come hai detto anche te, e soprattutto in un contesto quello che stiamo vivendo sempre di pandemia, io ho avuto tipo la sensazione che si trattasse di una sorta di realtà parallela, tipo un videogioco. Dico videogioco non perché io voglia intendere che quello che è avvenuto sia finto o sia in qualche modo meno importante, ma proprio perché si sta sviluppando un modo di interagire anche violento diverso rispetto a quello, tra virgolette, a cui noi siamo sempre stati abituati. E intendo dire nello specifico questo, Gianni, che quando prima della pandemia c'erano le violenze, ci sono sempre state e sono sempre state poi denunciate nei fatti di cronaca, sono stati riportati, però quello che si è visto emergere sempre di più nel corso di questi 2 anni abbondanti è stato proprio questo discorso che dicevi di persone, ragazzi che non si conoscono, che si incontrano e danno adito ad atteggiamenti, comportamenti violenti o scene in cui si sono picchiati tra di loro, e anche qui a Roma è successo, oppure, come stavamo dicendo su questo fatto di cronaca, aggredendo delle ragazze e violentandole. Quindi parliamo di fenomeni di violenza che nascono, secondo me, in un disagio sociale che si è enfatizzato sicuramente in questo periodo della pandemia, ma voglio sottolineare come non credo che sia nato solo a causa della pandemia, credo che la pandemia abbia fatto uscire fuori dei tratti già patologici in persone che magari erano più camuffate, più contenute, più ammortizzate queste modalità e invece con le restrizioni, secondo me, sono esplose.
E poi si sono palesate e si palesano in atti di violenza, perché questo è quello che purtroppo si è verificato. Questo è un po' come me lo sono visto io e come lo vedo io, perché è tutto inserito in un discorso di disagio e si parla sempre di più di un disagio sociale tra i giovani. Tant'è vero che si rilevano abbondantemente una serie di patologie che prima della pandemia non esistevano e le persone, i ragazzi sono molto più aggressivi, sono molto più immediati nelle azioni, cioè è come se non riflettessero, è come se non avessero una consapevolezza del loro agito, no? Come se questo passasse in qualche modo come un atto normale, perché magari ecco, in un contesto in cui tutto un po' è saltato, sono saltate alcune regole, sono saltati alcuni schemi di vita, riferendoci alle restrizioni della pandemia, questo sia più ammissibile. Quindi una sorta veramente di realtà parallela in una realtà che è quella ovviamente della pandemia che ci accompagna da 2 anni abbondanti ormai. Tu hai esordito appunto adesso parlando di come un videogioco e mi fa venire appunto in mente queste tue parole, mi fa venire in mente proprio una metodica che c'è nei videogiochi che è quella della reazione immediata, senza la riflessione, insomma tutte quante le azioni umane dovrebbero avere a capo prima della, diciamo, dell'azione in sé, proprio della messa, ci dovrebbe essere un momento in cui si pensa e poi si agisce. Ecco, Esatto. invece in questo caso sembra veramente una intenzione, almeno da quello che si è capito, proprio nata sul momento e che ha accomunato delle persone che si sono trovate complici sostanzialmente. Diciamo, il legame si è creato sul momento. Sì, come se il fatto che, e questo quasi sempre accade in un gruppo, come se il fatto che una persona inizi, dia il là e in qualche modo autorizzi anche gli altri a fare la medesima cosa. Quindi è il fenomeno proprio del branco, no? Dove c'è una persona e tutti gli altri seguono quello che fa la prima persona, la sorta di leader, quindi una sorta di autorizzazione a compiere atti illeciti. Questo infatti caratterizza spesso persone che si uniscono in atti anche di violenza. La mala intenzione è il fatto che una persona lo faccia con tranquillità e come se autorizzasse gli altri a farlo. Il fatto di non avere coscienza e consapevolezza, ma fare solo un agito, è l'altra cosa evidente che subito si palesa quando si sente un atto di questo tipo, no? Perché la persona non ha pensato, come mai il ragazzo si è lasciato, tra virgolette, guidare da quello che stava facendo un'altra persona che neanche conosceva. Il non ragionare, quindi il non avere la consapevolezza del proprio modo di comportarsi, è però una disfunzione, perché è come dire la persona in quel momento vive in un mondo tutto suo, ecco perché parlo di realtà parallela, ma in realtà stiamo parlando di disagio sociale, di atti ovviamente violenti e delinquenziali, perché questo poi ha a che fare con quello che effettivamente sono le persone, anche a prescindere da quel momento specifico. Evidentemente quelli che fanno cose di questo tipo lo avevano già insito in loro, no? L'atteggiamento criminale di violenza, perché non neanche possiamo imputarlo a non so, a Capodanno, alla pandemia, no. In questo periodo si sono semplicemente enfatizzati, secondo me, degli elementi già disfunzionali presenti nelle persone. Diciamo che si sublima la mancanza di un freno inibitorio, insomma, di una capacità di regolarsi, ma anche probabilmente di distinguere a un certo punto ciò che si può fare da ciò che non si può fare e da ciò che non si deve fare. In questo momento è come se tutto fosse ammissibile, no? Quindi le persone si sono autorizzate, ripeto, secondo me proprio per un discorso di c'è una maggiore riapertura e le persone prendono e fanno come se fosse ammesso. Ma non è che sono cambiate le regole, quindi adesso bisogna stare attenti quando si va in giro. Eppure questo è quello che poi hanno suscitato questi fenomeni in alcune aree, sia di Milano che anche qui nella capitale, no? A Roma.
che bisogna stare attenti a passare in alcuni posti perché a Milano, se parliamo adesso di Milano, si sa che ci possono essere queste persone malintenzionate, ma aggressioni che sono accadute anche, leggevo, a dei ragazzi. Un ragazzo, un 35enne che era uscito da un locale, stava andando a prendere la sua auto e sistematicamente, mentre camminava, è stato aggredito, ma da uno sconosciuto, un ragazzo che gli ha sferrato dei colpi in faccia. Lui ha detto: ho avuto la fortuna di non cadere, ho continuato a corso per ritornare nel luogo appunto dove stavo, che era un pochino più popolato, ma altre persone si sono aggregate a questo ragazzo semplicemente per il gusto di picchiarlo. E poi ho trovato un taxi, mi si sono infilato dentro e lì mi sono salvato, ma anche questo, no? Il fatto di venire aggrediti senza un motivo, semplicemente come divertimento, sembra un divertimento. E questo. Nell'intervista che, appunto, da cui ho preso insomma, un po' spunto, che è del 5 gennaio a Maria Carla Gatto, appunto Presidente, ripetiamo, del Tribunale dei Minori, e anche lei appunto sottolinea questo aspetto che avevamo un pochino anche noi in altre occasioni citato, cioè che il lockdown e un po' l'atmosfera di tensione generalizzato sostanzialmente ha allontanato i ragazzi, i giovani da quelli che erano i metodi normali di socializzazione e si è un po' sostituita la vita social alla vita reale, la socializzazione reale con una sorta di socializzazione mediatica, però portata poi nella vita reale con degli approcci così istintivi. Sì, infatti non sono venuti meno mano a mano tutta una serie di routine, no? Di abitudini, dallo sport piuttosto che l'incontro in un locale, dalla scuola, tutte le aree sono state toccate. E queste restrizioni hanno portato le persone a rifugiarsi su internet, sui social, nonché sulle chat. Anche lo stesso WhatsApp alla fine è diventato un metodo per anche flirtare, il famoso sexting, il fenomeno che tuttora viene utilizzato dai giovani ma anche dalle persone adulte, permane e resiste come uno strumento per compensare. E però bisogna dire che è una compensazione, cioè non è una vera e propria soddisfazione. Quindi è lì, secondo me, poi anche il problema, che le persone appagano un loro bisogno, un desiderio in modo più strutturato, più sentito, più ragionato quando c'è una relazione, uno scambio che è parziale con i social e quando ci si rincontra. Sono saltati tutta una serie di passaggi, secondo me, nella mente delle persone, ma ripeto però che tendenzialmente avevano un modo di pensare già disfunzionale, che fa fare delle cose assolutamente illogiche, come atti di violenza gratuiti, violenze sessuali, violenze di gruppo. Proprio un discorso di un mix, come stavi dicendo tu, di quello che può essere il normale modo di relazionarsi, mixato a quello che poi è subentrato per un discorso di restrizioni a causa della pandemia, ma che persiste. E su queste persone, dove ci sono, secondo me, delle problematiche preesistenti, ha dato proprio una sorta di lasciapassare, no? Un'apertura a fare quello che loro pensano sia giusto in quel momento. Le donne sono, come in questo caso appunto, le vittime principali, e quindi si parla di violenza sulle donne. Però c'è una differenza rispetto alla violenza sulle donne, che è una delle piaghe, perlomeno, che affligge la nostra comunità, insomma, in generale, che è quella, diciamo, della violenza familiare. Non soltanto questo, ma insomma, quello che più è stato studiato e su cui si è cercato anche di creare consapevolezza anche all'interno delle donne che poi sono appunto che vivono un certo contesto che poi si rivela appunto violento, mariti, compagni, la violenza che deriva dalla chiusura di una relazione o dal cosiddetto tradimento, eccetera. Qui sono completamente diversi i criteri completamente. E quindi come si può agire? Cioè una donna come può difendersi?
Sì, allora innanzitutto, visto che stai menzionando un po' il discorso proprio più specifico, no, Gianni, della violenza sessuale che esiste da sempre e se ne parla per fortuna sempre di più e si cerca di fare non solo prevenzione, ma anche cercare di portare le donne a non vergognarsene e a uscire allo scoperto e quindi a farne una denuncia. La violenza sessuale è appunto tutto ciò che la donna subisce senza un suo consenso, diciamolo adesso in termini molto generici. E la violenza sessuale, come stavi giustamente dicendo, avviene o dentro le mura di casa, no? Quindi intrafamiliare, e quindi sono persone normalmente note che abusano, violentano la donna senza che lei effettivamente lo decida. Poi qua apriamo un altro capitolo, oppure può essere fatta da sconosciuti, quindi diciamo anche queste due grandi categorie. Perché facciamo una differenziazione? Non perché una sia una violenza e all'altra meno, semplicemente perché entrambe le donne che subiscono una violenza, sia in intrafamiliare che da parte di sconosciuti, hanno dei traumi, ma si è visto che quelle che subiscono una violenza intrafamiliare spesso lamentano maggiormente problemi di autostima, hanno praticamente la tendenza ad autoincolparsi e sentimenti di vergogna, cioè come se loro possano aver stimolato quel modo di fare del proprio partner o di un familiare. Lo sconosciuto è ovviamente più traumatico, ma comunque provoca gli stessi danni da una parte e dall'altra, per cui una tendenza a sbalzi di umore, alla depressione, all'ansia, al panico, alle fobie, un vero e proprio disturbo post-traumatico da stress, nonché si parla di un disturbo da stress, da stupro, e effettivamente con l'aggravante di questo senso di vergogna, nonché somatizzazioni, nonché disfunzioni sessuali nella relazione. Allora, questi sono tutti disturbi che normalmente accusano le donne che vengono violentate. E poi c'è in più il senso di vergogna e quasi di autoincolparsi se la persona che le ha violentate è un familiare. Cioè, diciamo, è un costume culturale, questo è un retaggio culturale di vecchia data. Sì, infatti, quando si parla di violenza sessuale, sono molti gli elementi che devono essere considerati, perché non è semplicemente l'atto in sé per sé, ma può essere, come stavi dicendo te, un fattore culturale, un fattore anche educativo, cioè spesso magari la persona, se parliamo di una persona intrafamiliare, no? Che va a violentare il proprio partner o un parente, è perché ha subito dei traumi o è stato educato in un certo modo e quindi è come se quel modo di Una fare. catena, diciamo, che violenza che chiama violenza e si tramanda. Bravissimo, e quindi poi la donna lo subisce, spesso ecco, è fatica di più a confessarlo, spesso lo confessa in tarda età, spesso c'è un primo tentativo di confessarlo magari alla madre e la madre spesso nega, quindi rimane silente e poi la donna deve subire anche quest'altro trauma, cioè il fatto di doversela cavare da sola perché non è stata nemmeno creduta dalla mamma. Qui si apre tutto il capitolo sui i riti, i miti della violenza sessuale, no? Cioè il fatto che ancora oggi le persone pensano che la donna se lo sia cercato, che magari non sia stata proprio violenza sessuale, quindi un po' rivisitare anche lo schema. E poi ci sono anche le violenze sessuali silenti, cioè le persone che non lo dicono, lo dicono magari a una persona e ne fanno un segreto, no? Fondamentalmente sono i soggetti più a rischio, perché spesso noi quando abbiamo dei tentati suicidi, spesso sono persone che hanno subito una violenza e non l'hanno mai confessato. Quindi è un mondo che la donna si porta ovviamente dietro, ma anche l'uomo, perché poi se parliamo di violenza sessuale al maschile e al femminile, se lo porta dietro da tantissimo tempo. Oggi se ne sta sempre di più parlando, però ancora si fa molta fatica per un discorso culturale, educativo, dei miti relativi proprio al discorso di cosa significa una violenza sessuale. Oggigiorno ancora tra i ragazzi dice: ma tanto quella era una poco di buono, no? Dai ragazzi, e quando è stata È la stata prima. un'espressione abbastanza gentile. Sì, quando, sì, perché una ragazza da coetanei viene considerata comunque sia una poco di buono se subisce una violenza. Sì, uno dei, diciamo, dei parziali rimedi, o perlomeno, insomma, delle precauzioni, dopo che queste violenze sono state con fatica denunciate e si è avviato anche un procedimento giudiziario e quant'altro, è quello dell'allontanamento della donna dall'ambiente
che è violento, che Cibo, può essere certo. generalmente appunto quello dove c'è il marito, il compagno, insomma è così. Cioè, perché questo, la violenza sessuale di questo tipo di cui abbiamo parlato adesso ha un connotato, come si dice, ha un perimetro che è quello individuabile nel luogo dove le persone vivono o convivono. Esatto. E quindi uno dei rimedi è quello dell'allontanamento, spesso con i figli che subiscono anche loro un trauma. Ci sono proprio delle associazioni che Ci sono possono proprio delle associazioni, perfetto. esatto, e Mentre quindi invece quello di cui appunto stavamo parlando in apertura, questo tipo di violenza che abbiamo semplificato citando questo caso di Milano, praticamente l'ambito territoriale che era l'ambito dove in modo consuetudinario purtroppo si maturano certe violenze, diventa un perimetro nuovo, cioè è il perimetro diciamo creato dall'algoritmo social dove alcuni gruppi si incontrano. E lì in qualche modo si scatena. sviluppa un intento delinquenziale. Sì, si scatena quello che può essere il momento, no? Delinquenziale, l'idea che può essere o Sì. l'aggressione o la violenza. E in questo caso, se parliamo sempre delle donne che hanno subito o subiscono una violenza da uno sconosciuto e di gruppo, quello che poi in queste donne accade, e oltretutto quello di cui ho parlato prima, è anche la nascita di una serie di ansie, tipo proprio dello stare nello spazio aperto, quindi agorafobia, il fatto di non frequentare più alcuni luoghi, c'è una tendenza ad isolarsi, tendono a rimanere rintanate, no, in casa o a non frequentare alcuni posti o essere molto dubbiose e scettiche quando ci sono delle possibilità di socializzazione, quindi difficoltà proprio nel relazionarsi. E questo è un ulteriore aggravante, cioè in realtà come la vediamo, la violenza crea danni a prescindere, ma ancora di più se parliamo di uno sconosciuto su quello che può essere poi la vita della persona, perché viene condizionata. Cioè io Perché sento può essere, diciamo, si comincia a diffidare di tutti, ecco, insomma, sostanzialmente. Sì, si evitano gli scambi, non ci si fida dell'uomo, non ci si fida ad andare in alcuni posti perché lì si pensa che in qualche modo ci possa essere un'aggressione all'improvviso, non ci si muove più da soli, quindi anche questo poi diventa un ulteriore impedimento. Allora, già è difficile oggigiorno magari l'organizzazione di un'uscita, immaginiamo dover poi trovare l'accompagno necessariamente se io voglio andare in un posto, spesso le persone rinunciano. Certo, diventa proprio in questo momento in cui, grazie sostanzialmente ai vaccini, l'ansia, da Covid obiettivamente sta un pochino calando a livello individuale, a livello sociale ovviamente c'è sempre un'attenzione, le autorità sanitarie e così via, ma sostanzialmente possiamo vedere che questo Covid è tutt'altro che debellato, ma comunque, non produce più gli effetti nefasti. Della prima ondata o della seconda ondata, ecco, dove appunto c'è possibilità di una sorta di ripresa di vita sociale, questo tipo di fenomeni sembrano quasi ugualmente, cioè richiudere le porte diciamo mentali, perché a questo punto l'ansia si crea. Senti Paolo, ma rispetto a queste persone, ecco, questo tipo di diciamo di comportamenti asociali, sociopatici, come si può intervenire? Allora, Beh, come questa è la tecnica, diciamo, del no, settore. sorrido perché Darci una speranza. guarda, io di solito intervengo più sul discorso della vittima ed è difficile che chi fa cose di questo tipo abbia bisogno di un terapeuta, ma non perché non ne abbia realmente bisogno, è perché non reputano di averne bisogno. Quali sono però i percorsi? I percorsi sono innanzitutto di sostegno farmacologico per cercare di avere una stabilità anche dell'umore, perché parliamo sempre di persone che hanno degli scatti di rabbia, degli scatti di ira e quindi un'instabilità a livello prevalente dell'umore va tamponata a livello farmacologico se fanno questi acting, queste azioni. E poi l'intervento supportivo, diciamo, è quello di, con l'obiettivo, ma lo trovo piuttosto poco possibile in alcuni casi, di far acquisire loro una consapevolezza, no, di quello che è l'evento che hanno commesso, l'evento violento che hanno commesso.
C'è proprio una tecnica in realtà che non solo è volta a far capire alla persona l'atto che ha commesso, ma addirittura il pentimento e il fatto di chiedere scusa alla vittima. Questi sono dei passaggi che normalmente aiutano poi la donna anche a andare avanti, cioè a dare un volto, una forma a tutto quello che effettivamente le è capitato, perché l'atto di violenza, quando la travolge, non fa capire, c'è una disorganizzazione, c'è un non renderti veramente conto, e questo forse è un meccanismo di difesa che la donna utilizza per sostenere l'evento aggressivo. Quindi c'è questa fase di completo disorientamento per poi riorganizzarsi, ma la riorganizzazione è fatta di ansia, di rabbia, di depressione, e se in questo caso si fa intervenire chiaramente la persona che ha aggredito con tutto un percorso che lui ha fatto volto a sviluppare una consapevolezza e a chiedere scusa, si può aiutare anche la vittima. Quindi diciamo che il percorso dovrebbe essere questo, una terapia che è sia a livello cognitivo che comportamentale e che farmacologica. E poi ci dovrebbero essere ovviamente delle modalità volte ad aiutarlo a recuperare, no? Quello che può essere una normalità, quasi a riabilitarlo. Però diciamo che il percorso è questo. Chiaro che è molto più difficile se parliamo per le donne la riabilitazione, perché, ripeto, devono arrivare a capire che non hanno colpa, devono avere il coraggio di andarla a denunciare, devono rendersi conto che hanno bisogno di un sostegno, perché le persone che non si fanno aiutare, che non denunciano, sono quelle che poi hanno più problemi. Quelle che invece decidono non solo di denunciare la violenza, ma poi anche di essere seguite, sono quelle che meglio riorganizzano la loro esistenza e risolvono. Altrimenti c'è sempre una somatizzazione, lo sviluppo di problemi, di disfunzioni sessuali, cioè una vita interrotta. Noi siamo fatti di lavoro, di amicizie, di passioni, tutte queste cose si interrompono se c'è un'aggressione, o aggressioni anche reiterate, violenze reiterate, perché ci sono pure le violenze reiterate. E sono quelle donne che non si salvano, psicologicamente intendo, eh. Certo, sono degli episodi in cui la vittima si è trovata in modo assolutamente inconsapevole e inatteso. C'è una ragazza che in occasione appunto di questi episodi, e che poi sostanzialmente è quella che ha fornito il supporto probatorio maggiore con un video, che lì per lì pensava di stare a registrare, diciamo, una certa esuberanza determinata da, appunto dall'euforia, diciamo, il cambio dell'anno, perché insomma la notte di Capodanno, una rissa, un qualcosa del genere, non aveva neanche lì per lì la contezza, così dice appunto dichiara, ho letto, neanche la contezza di quello che si è, fino a che non ha visto poi una ragazza che era con vestiti strappati, Esatto. seminuda, e allora si è resa conto e l'ha soccorsa. Una cosa proprio, un'esplosione senza la possibilità di difendersi in nessun modo, perché arriva proprio come un colpo così, all'improvviso, che non sa neanche da dove viene. Se tu stai camminando per strada, a un certo punto una persona che passa ti dà un pugno in faccia, e poi era anche un gioco che Sì, si è sviluppato. c'è anche questo, sì. E la violenza si chiama appunto violenza proprio per questo motivo, perché arriva all'improvviso, non hai possibilità di difenderti, anche uno se l'avesse minimamente intuito, è difficile per una donna riuscire a tamponare un'intenzione di una o più persone, di uomini che sono appunto volti ad aggredirti e a violentarti, e pertanto la subisci cercando di attutire i danni, di diminuirli, di cercare di salvare il salvabile, ma già sai che è tutta una devastazione quello che poi sta avvenendo. Questa ragazza, sì, ho letto anch'io, non si era proprio resa conto, e questa è l'altra cosa che oggigiorno è presente, cioè i ragazzi, e poi qua voglio dire anche un'altra cosa che tu sai, sicuramente insomma, la voglio menzionare perché è un progetto in cui credo, i ragazzi spesso non hanno proprio la consapevolezza di quello che accade. E come se non pensassero a volte che determinate situazioni possono avvenire mentre loro si stanno divertendo. E spesso non intervengono nemmeno a tutela, perché ecco, lì subentra il discorso che dicevo prima della
del falso, no? Dei miti sullo stupro, cioè come se non fosse uno stupro, la ragazza ci stava, si stava divertendo. No, non funziona in questi termini, non accadono per strada queste cose, tra l'altro. E qua mi aggancio a una cosa che tu sai, e menziono Marina Rapone Sì. a proposito del giuramento, no? Che viene fatto nelle scuole, nei ragazzi. Contro la violenza sulle donne, a cui tu pure hai partecipato, Sì. Ma ed è una cosa che voglio menzionare perché anche Marina, dicevo, Pilar Bertelli di Roma. bravissimo, e Marina già in un'altra circostanza, in quella circostanza in cui abbiamo partecipato, mi ha detto: ma perché per te è importante che si faccia questo giuramento? Perché sviluppare una consapevolezza, secondo me. In tutte le cose, a maggior ragione nel discorso di quello che è un atto violento o consensuale, è fondamentale. E se non si lavora su questo, poi non si ha neanche quella capacità di discernimento, no? Piuttosto le persone sono magari propense a pensare: ah, si sta divertendo, anziché no, sta subendo una violenza. E la stessa cosa può accadere anche a te. Ora, senza augurare nulla, però, siccome sono fatti molto frequenti. E soprattutto le persone, i ragazzi non pensano a questo. La consapevolezza e svilupparla e fargliela acquisire anche attraverso un giuramento, che è una forma, se vogliamo, bella per parlare anche di violenza, ha più senso come aiuto, come prevenzione, perché poi, sai, noi ne parliamo quando il fatto è avvenuto, ma cosa si fa per prevenire? È questo, no? Sviluppare consapevolezza, la capacità di capire cosa significa amare o violentare, quali sono le conseguenze e come intervenire quando uno le sta subendo. Perché poi spesso le persone ma forse non voleva, anche chi la subisce, no? In prima battuta, si scusa l'altro perché si ha vergogna di quello che si subisce, come se in qualche modo sia stata la persona Sì, stessa a no, scusarla. certo. Salutiamo Marina Rapone, conosciamo, abbiamo conosciuto grazie a Facebook questi meccanismi, poi appunto in quell'occasione, ma insomma questi social, insomma, questo internet che un po' ci ha salvato e un po' è probabilmente l'abuso in sé, non è ovviamente da criminalizzare lo strumento che come tutte le cose può essere diciamo usato, se ne può abusare, si può usare in modo distorto o in modo proficuo, insomma. Certo è che per quanto riguarda tutta la vicenda Covid, ovviamente lì per lì l'emergenza ha portato a concentrare l'attenzione sulle fasce più colpite dal Covid, che erano le fasce ovviamente più anziane, delle persone anziane. Pensando che probabilmente si è pensato che le fasce più giovani avessero meccanismi di difesa o di resilienza interni, di adattamento, di recupero più facili, più immediati, però magari ecco, non si è riflettuto o non c'è stato modo di intervenire più di tanto sul fatto che sono le coscienze che sono in un'età di formazione che poi certi danni se li portano appresso, cioè si semina il danno, poi diciamo germoglia all'interno di una coscienza, di una personalità in crescita, in evoluzione. Sì, tutto il periodo che tu stai menzionando abbiamo anche rilevato, no, quanto effettivamente il disagio dei ragazzi fosse crescente e, per esempio nel mio studio ci sono tantissimi ragazzi, no, lo testimonia anche questo, che loro ne stanno risentendo di più e che hanno sofferto e soffrono ancora quello che può essere tutto il discorso pandemico, quindi le restrizioni e la mancanza della socializzazione. Sicuramente. Cercando di dare, diciamo, anzi di chiudere, perché ormai insomma siamo andati avanti parecchio col tempo, con un messaggio che se possiamo dire di speranza. Una tuo parere, recentemente è stato approvato con il decreto milleproroghe il bonus psicologo, psicoterapia, eccetera, insomma un supporto. Ecco, tu che cosa ne pensi? Come pensi che potrebbe essere, perché poi insomma tutta la parte applicativa, attuativa ancora deve essere elaborata. Sì, deve essere ancora elaborata. La cosa buona è che chiaramente è stato ripreso in considerazione e ovviamente si mette a disposizione poi delle persone che ne hanno maggiormente bisogno e credo che sia fondamentale perché
purtroppo, l'avevamo anche detto, credo, in un'altra circostanza, non c'è la possibilità di usufruire dello psicologo in maniera così agevole, no? Tante persone non ne hanno proprio la necessità, cioè la possibilità economica, ma ne hanno necessità. E il fatto che oggi non ci sia uno psicologo nella mutua usufruibile fa sì che spesso le persone stiano nel disagio. Il fatto che ci sia questo bonus aiuta una piccola parte, perché è un piccolo segnale, ma è un grande segnale. Cioè, noi psicologi pensiamo che sia una goccia, ma che se va a cadere nel mare sia un grande segnale, no? Che magari sia il principio di ulteriori, anche se vogliamo, concessioni in questo senso, Diciamo perché che l'obiettivo. si potrebbe inserire, il concetto potrebbe nascere, perché in realtà non è che il concetto che la salute mentale al pari della salute di qualsiasi altra parte del corpo, deve essere presa in carico possibilmente dal Servizio Sanitario Nazionale, comunque sia dalla comunità, dalla fiscalità generale, da dove verranno tratti questi soldi, ecco, al pari delle altre cure, insomma, non è una cosa di serie B, insomma. Sì, credo che ormai le persone debbano ammettere quanto stai dicendo tu, cioè che esiste a tutti gli effetti una sorta di disagio che deve essere affrontato e che lo psicologo esiste, esiste e lavora ormai da anni, esistono dei professionisti affermati che possono essere fondamentali nel recupero, nel sostegno e nella prevenzione. Tant'è che si parla anche di psicologi nelle scuole fissi, e questo per quale motivo? Proprio perché i ragazzi che sono un anello debole hanno bisogno di una persona con cui interfacciarsi che abbia però un ruolo, una specializzazione. Quindi, ripeto, credo che sia l'inizio magari di tante altre, no? Possibili in qualche modo aperture su questo mondo, perché effettivamente mi dispiace per chi ci ha osteggiato, ma fondamentalmente ci siamo e lo psicologo aiuta, di solito non va a demolire, aiuta, sono quelli che tolgono i bastoni tra le ruote, non li Ma mettiamo. sostanzialmente esiste un problema e va risolto, e ogni problema ci si rivolge a qualcuno che sappia risolverlo, che ha degli strumenti per risolverlo, e in questo caso operatori di questo tipo, ampiamente diciamo, considerati psicologi, psicoterapeuti, analisti e quant'altro, insomma, possono essere di supporto. Speriamo appunto che non sia una delle novità emergenziali che rientrino in un discorso emergenziale, ma diventi, come si suol dire, una cosa strutturale, cioè un intervento strutturale che poi venga metabolizzato all'interno della spesa sanitaria, perché Esatto. parliamo di sanità, insomma. Sì, perché insomma, l'obiettivo è quello che ci sia un continuum e che poi arrivi a strutturarsi in questo senso. Speriamo. Allora, grazie Paola, chiudiamo qui. Paola Sberdati, lo ricordiamo, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro, Fate Bene Fratelli di Roma. La ringraziamo di essere sempre presente per queste nostre conversazioni su Libri TV. A seguire ci saranno anche altre, diciamo, conversazioni su altri problemi. Cerchiamo di essere il meno pesanti possibili. Speriamo che questa guerra non duri più di tanto. Abbiamo aperto e chiudiamo con questa, diciamo, riflessione che un pochino carica altra tristezza e pesantezza a questa, insomma, complesso che riguarda di tristezza, insomma, a questa situazione determinata dall'emergenza Covid, in cui pensavamo di stare uscire per uscirne e quindi poter in qualche modo risollevarci, però poi dopo, ecco, gli animi stanno anche pensiamo che a poche migliaia di chilometri delle persone stanno morendo, e vediamo un pochino come evolverà la cosa. Grazie ancora a Paola Sberdellati, seguiteci su Libri TV.